Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiamo più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, parliamo ancora di Mazara del Vallo, della campagna elettorale che, come vedete, si accinge sempre, si accinge ad arrivare ai termini che serviranno per poi avere il sindaco della città. 8 sono i candidati a sindaco, naturalmente, moltissime le liste, tra cui moltissime quelle civiche, e con noi uno dei candidati probabilmente al consiglio comunale di questa competizione, che è Gianluca Messina, che già lui è consigliere comunale uscente e che era con Toni Scilla e che adesso invece appoggia Vito Torrente, perché si è inserito nel movimento Diritto alla Città, un movimento che anche questo ha deciso di appoggiare il programma di Vito Torrente. E allora, lei è giovane, fa politica comunque da poco. Sì, la prima esperienza è stata quella delle passate amministrative, quando a 24 anni decidemmo con un gruppo di amici di provare a fare politica in prima persona, reduce anche da un'esperienza universitaria in cui effettivamente l'avevamo ben operato, non a detta nostra ma a detta degli altri gruppi, e abbiamo voluto riproporre la stessa avventura all'interno del Consiglio Comunale. L'università l'ha fatta a Trapani, Palermo? No, l'università l'ho fatta a Palermo, avevamo un'associazione che è Intesa Universitaria, che si occupava di politica universitaria, con cui siamo riusciti, ripeto, a detta degli altri, perché le autoproclamazioni e le autocelebrazioni non ci appartengono, però a detta di molti studenti anche mazzaresi siamo riusciti effettivamente a ingranare un meccanismo anche per cercare di metterli di fronte a una situazione più agevole, perché l'Università di Palermo, credetemi, è una giungla, dalla segreteria allo stesso ritiro del libretto diventano insomma degli attimi drammatici. Siamo riusciti effettivamente attraverso le nostre associazioni a dare un contributo, abbiamo voluto fare questa esperienza ed effettivamente diciamo che ci siamo riusciti, è stata un'esperienza più che formativa, anche se poi di fatto, mentre all'università siamo sempre stati più abituati a dialogare con tutti, anche perché al di là del momento della competizione elettorale, poi all'università l'indomani si riesce a stemperare anche quel clima un po' più infuocato che c'è durante la campagna elettorale viva, e quindi siamo riusciti sempre ad interfacciarsi anche con gruppi che effettivamente magari erano più radicati nella sinistra piuttosto che nella destra, e siamo riusciti ad ottenere sempre. Noi eravamo, diciamo, al centro, nel senso che, a differenza dell'UDU, per esempio, che è già collocata all'interno di un organigramma nazionale, all'interno appunto della sinistra, noi siamo nati da una semplice associazione che poi si è evoluta, si è sviluppata ed è aggregata all'interno di sé altre associazioni, una sorta di lista civica dell'università, ecco. E quindi abbiamo voluto riproporre lo stesso modello all'epoca a Mazara, diciamo, con risultati sicuramente dignitosi. Quindi lista civica durante l'università, lista civica quando si è candidato 6 anni fa, sì. Lista civica anche stavolta. Esatto, anche se nel frattempo abbiamo, diciamo, all'interno del Consiglio Comunale militato in alcuni partiti, però devo ritenere l'esperienza partitica assolutamente deludente. Perché? Perché mi rendo conto che dentro i partiti spesso e volentieri quello che più interessa non è valorizzare un territorio o valorizzare un gruppo di persone capaci. Spesso e volentieri l'interesse di un partito è cercare di agglomerare dentro il suo interno quanta più gente possibile per cercare poi di essere numericamente più forti. Questo è un ragionamento che in politica, per carità, si può e si deve sposare. La politica è fatta di numeri durante la fase, diciamo, elettorale, ma la politica poi è fatta di idee e di progetti che camminano sulle gambe delle persone, a cui non si può, diciamo, tappare le ali sol perché in vista delle europee abbiamo bisogno che tutti siano uniti. Ecco, un partito che mette al centro del proprio interesse altre competizioni e non la mia città o un territorio sicuramente non lo agevolano ma lo mortificano. Noi a questa logica abbiamo detto no. Raccogliere il consenso non è facilissimo, perché insomma bisogna prendere i voti uno a uno e riuscire ad essere eletti.
nei partiti, visto che abbiamo preso questo argomento, siccome poi ci sono quelli che hanno fatto politica da tanti anni, è chiaro che finiscono per avere loro il consenso maggiore. Se invece si decidesse che uno fa due o tre massimo candidature e poi dopo via, non esisterebbero i partiti. No, intendo dire, quelle persone potrebbero poi appoggiare i migliori che si sono distinti tra i ragazzi, le ragazze, le donne e gli uomini che hanno fatto politica all'interno di quel partito, e così confluire anche i propri consensi, anche dicendo sto appoggiando, certo, Gianluca Messina perché ho ritenuto essere il migliore in quanto è quello che ha lavorato di più, è quello che ha le idee più innovative, è quello che insomma si muove bene per il territorio, sa quello che vuole fare, eccetera. Sarebbe positivo. Questo non è possibile, da quello che comprendo, e quindi in un movimento è più semplice, perché nel movimento si chiede esattamente il voto soltanto proprio al soggetto che si candida, e che quindi non c'è dietro qualcuno che già ha un pacchetto di voti. E non solo per questo, perché comunque all'interno dei partiti, a parte le logiche di cui lei accennava benissimo, ci sono anche dei meccanismi per cui spesso e volentieri si tende anche a tappare le ali a quelli più promettenti, a quelli più pericolosi, tra virgolette, perché magari... ma pure nel lavoro succede. Infatti dico, purtroppo poi questo è stato un evolversi verso il basso della nostra società, della nostra classe dirigente, della nostra classe politica, che poi ha avuto refluenze su tutta la società, veramente nel senso più ampio. Proprio per questo ho deciso di risposare i movimenti, non perché non si possa fare politica nei partiti, ma perché per me il sistema partitico ad oggi ha fallito, e quindi se qualcuno ha intenzione di non avere, diciamo, dei diktat che provengano da Palermo piuttosto che da Roma, perché così purtroppo bisogna ammetterlo, che si va a determinare all'interno dei contesti partitici chi deve essere candidato, non certo in base alla meritocrazia, non certo in base alla presenza o a quante interrogazioni per esempio si sono anche proposte. Anche se martedì, quindi domani, andrà al Parlamento la legge elettorale, quindi la volontà di cambiare qualcosa c'è in campo nazionale. Ma lì direi anche in maniera molto relativa, perché se noi facciamo caso che ancora una volta abbiamo un Presidente del Consiglio non eletto, ma salito attraverso giochi di palazzo, giochi di potere, dove chicché se ne dica tutti i partiti hanno dato il loro benestare. Sì, ma noi non abbiamo il voto direttamente al Presidente del Consiglio. Infatti questa è una cosa che va introdotta, ma anche lì, nella riforma elettorale che hanno portato avanti il cosiddetto Italicum, io mi aspettavo che i due partiti principali, uno tra l'altro quello in cui militavo fino a pochi mesi fa, ovvero Forza Italia, sentissero veramente quello che era il grido di allarme che il territorio lanciava, la popolazione lanciava, introducendo un sistema di preferenze puro e non questi listini bloccati modello spagnolo, che poi lasciano sempre il tempo che trovano, perché anche lì si potrebbe dare luogo a giochi di palazzo. Tu non sei libero di votare chi vuoi, ma puoi votare all'interno di un listino bloccato i nomi che il partito ti proporrà. E questa non è democrazia diretta, questo non è quello che i cittadini ci hanno chiesto e che ci continuano a chiedere fino ad oggi. E questo secondo me è la sintesi del fallimento dei partiti. E proprio per questo c'è il proliferare di liste civiche. Le liste civiche sono sempre esistite, specialmente per le competizioni locali. In questo momento c'è una corsa fuori dai partiti, proprio perché hanno visto che all'interno di quei contenitori molto spesso si arrivava a un punto in cui la tua voce non era più ascoltata, dove l'interesse di palazzo, l'interesse del partito veniva prima di tutti gli altri interessi, e deve essere esattamente il contrario. Un movimento, un partito, chiunque voglia fare politica, deve fare proprio un ragionamento opposto, partire dalla base, ascoltare quello che la base chiede, la popolazione, per quanto riguarda la legge elettorale, per quanto riguarda la riforma del lavoro, per quanto riguarda la sburocratizzazione di tutte queste pratiche, perché ci fanno scappare gli investitori. Il problema è che con la liberalizzazione per esempio dei mercati e l'abbattimento delle barriere doganali, se qualcuno trova dei tempi certi in Danimarca piuttosto che in Italia, l'investimento lo farà altrove. Noi non ci possiamo più permettere queste situazioni, e fino a dove la politica sarà occupata a capire se Berlusconi ha l'amante o no, o se Renzi deve salire al posto di Letta con la stessa maggioranza o meno, senza però tracciare una linea ferma su quello di cui la politica oggi si deve occupare, io credo che sia il fallimento di tutti noi. Anche se il fatto di Berlusconi più che l'amante, e gli mettevano in discussione il fatto che magari aveva rapporti con delle minorenni, un comportamento, diciamo così, discutibilissimo, per carità di Dio, ma dico con le minorenni è un reato.
Assolutamente. Nel caso fossi. E dico questo, allora ritorniamo al locale, al nostro, perché anche a me piace tantissimo parlare in campo nazionale, però ora parliamo della campagna elettorale di Mazzara del Vallo e scendiamo di qualche gradino. Senza. Allora Gianluca Messina sceglie di candidarsi in questa lista civica di appoggiare il progetto Vito Torrente. Cosa c'è nel progetto di Torrente che a Gianluca Messina piace? Sì, intanto faccio un piccolissimo passo indietro anche per completezza di informazione. Quando io ho aderito al movimento Diritto alla Città, visto che era un movimento che si, diciamo, presupponeva che non avrebbe inserito al proprio interno, nelle proprie liste, dei consiglieri comunali uscenti. Proprio per quello io ho voluto dare quel segnale nel comunicato stampa, dove a dire io metto a disposizione l'esperienza che ho maturato, le mie competenze per quello che posso, a favore di un gruppo di persone, di ragazzi per lo più e di giovani professionisti che ho visto finalmente ardere di quella passione che aveva motivato me 5 anni fa. Proprio per questo io avevo fatto quel comunicato, per far capire loro che io non ho nessun problema a non candidarmi. Io appoggio in tutto e per tutto quello che questo movimento si prefigge di fare, ovvero il movimento Diritto alla Città, perché sono convinto che effettivamente in questo gruppo la logica del gruppo, la logica della squadra è veramente al primo posto, e allora ho voluto dare anch'io questo segnale. Io ho rimesso la mia candidatura nelle mani del gruppo del Movimento Diritto alla Città, non pretendendo candidature, non pretendendo il posto in lista, ma mettendomi appunto alla loro discrezione. Quello che effettivamente mi risulta e che mi è stato comunicato poco prima di venire in questa trasmissione è che i ragazzi sarebbero entusiasta di una mia eventuale candidatura, perché vorrebbero che io portassi al progetto non solo una qualità, diciamo tra virgolette, intellettuale, ma anche praticamente che andassi a sostenere con i voti che posso raccogliere. Siccome io non mi sono mai tirato indietro, e ripeto, ho sposato questo progetto, in primis il progetto Movimento Diritto alla Città e quindi di riflesso anche il progetto Torrente, perché credo fermamente in questo gruppo di ragazzi e credo che finalmente c'è un gruppo di persone che scende in campo senza nulla chiedere, senza nulla voler ottenere dalla politica, ma solo per il piacere e per la gioia di riuscire a sbracciarsi per la propria città. Quando io entro a far parte di questo movimento, già il movimento aveva optato al loro interno la scelta del candidato Vito Torrente, abbiamo discusso delle ragioni che li hanno portato appunto ad appoggiare questa candidatura, e anche lì devo dire, nonostante ci siano molti amici candidati, perché Tony Scilla è un amico, Roberto Frazzetta è un amico, e sono persone che io stimo anche dal punto di vista personale, però la scelta che loro hanno fatto effettivamente è una scelta che non mi dispiace, nel senso che Vito Torrente è un candidato molto pratico, spesso e volentieri al centro di polemiche stupide, sterili, perché è anche un noto imprenditore mazzarese, e quindi va da sé che uno che ha delle imprese e delle attività abbia anche dei dipendenti. Questa sta diventando una sorta di criminalizzazione del soggetto, cosa che noi rimandiamo al mittente perché sono polemiche sterili che non ci interessano. Quello che invece ci ha colpito del candidato Torrente è la praticità con cui si relaziona con tutti coloro che lo vogliono incontrare, e anche il fatto che sia forse meno teorico e più pratico. E in questo momento, specialmente per quello che mi riguarda, dopo 5 anni di amministrazione Cristalli, dove le belle parole, mi creda, non sono mai mancate e i discorsi sono sempre stati altisonanti, correlati da bellissime parole, da aggettivi che a volte anch'io stesso che sono laureato avevo difficoltà a comprendere, però poi che cosa ci è rimasto? Il nulla. Quindi dalla buona dialettica, da un'ottima capacità comunicativa, purtroppo non sempre si fanno nascere buoni progetti. E perché non è successo? Ma non è successo, guardi, io le faccio un esempio concreto, per quello le dico che la candidatura di Torrente non mi dispiace. Oggi fare politica in questa città ha un minimo comune denominatore, che vale per tutti i candidati sindaco: la demonizzazione dell'avversario, che non viene neanche più visto come avversario, ma come un vero e proprio nemico. Qui se questa sembra una guerra, non una campagna elettorale. E io dico, quello è il problema. Domani mattina, quando finirà la campagna elettorale, avremo tutti un'unica magliettina, giocheremo tutti per una squadra che si chiama Mazzara. Quindi va da sé che domani mattina, anche se Gianluca oggi appoggia il progetto Vito Torrente, ma domani mattina Vito, per 1001 motivi, non dovesse riscontrare il gradimento dell'elettore. Domani questo gruppo avrà delle proposte da fare, dall'altra parte vorrà avere un interlocutore serio a cui affidare queste proposte. Io per esempio, si figuri, nel 2009 da consigliere comunale i primi 2 atti di indirizzo che rivolgo all'amministrazione Cristalli sono un bando per azzerare completamente la bollettazione Enel, che è di circa 1.200.000 euro l'anno, attraverso un project financing che prevedeva la partecipazione di società per azioni che avessero fatturato negli ultimi 3 anni 25 milioni di euro solo sul fotovoltaico.
proprio per metterci di fronte a delle realtà forti e non alla classica impresa che magari domani mattina, come dice lo stesso sindaco, poteva avere dei problemi, subappaltare, non subappaltare. Noi avevamo trovato una soluzione. Purtroppo, sol perché il proponente si chiamava Gianluca Messina e sol perché questo proponente stava all'opposizione, di questo progetto non se ne fece mai nulla. Noi vogliamo evitare che questo accada e proprio per questo stiamo mantenendo dei toni bassi, dei toni civili, perché noi vogliamo dialogare, confrontarci sui programmi, sui progetti e sull'idea di sviluppo. Non siamo qui sinceramente a fare cortile da quattro soldi cercando di denigrare gli avversari, perché ripeto, oggi sono avversari, ma domani saremo tutti consapevoli che anche loro giocheranno una partita per il bene di Mazara. Quindi a me non va di demonizzare l'avversario, sono disposto a confrontarmi sui progetti, sulla buona politica, su come intendiamo amministrare, sulle beghe di partito o sul cortile, sul gossip politico non mi esprimo neanche, lo rimando ai mittenti. E se evidentemente è loro problema per Mazara è se Vito Torrente ha la terza media o il diploma o se è laureato, evidentemente non hanno capito che appena escono il naso fuori dalla porta di casa, Mazara ha 1500 problemi, l'ultimo dei quali è la laurea eventuale di Vito Torrente, se mi consentite. La cultura ha la sua importanza, però voglio dire la cultura si può fare anche senza essere laureati, perché si può studiare a prescindere da questo, e poi si può studiare il campo specifico, perché poi un amministratore dovrebbe sapere soprattutto le cose amministrative. Ovvio. E quindi questo anche l'esperienza la può dare. Mi credo, per me la cultura ha un valore assoluto, forse mi sono spiegato male, per me la cultura è fondamentale, anche perché se ci ritroviamo nella situazione in cui siamo è probabilmente perché anche lì il nostro grado di istruzione o di cultura è più basso rispetto agli altri stati europei, per cui siamo sempre stati abituati a dormire, perché diversamente con un controllo operato dalle vecchie classi dirigenti questa situazione sarebbe stata un'utopia, e invece purtroppo è realtà. Quindi è palese che siamo stati, diciamo, un po' più indietro rispetto agli altri paesi europei. La cultura è fondamentale, però io credo che in questo momento la cultura debba giocare un ruolo, ma la praticità, la pragmaticità, la realizzazione dei progetti ne gioca uno ancora maggiore. Nel senso che, ripeto, noi abbiamo avuto un sindaco... La passione, la volontà... Assolutamente, l'impegno, l'abnegazione, il confronto. Perché purtroppo a volte chi ha una grande cultura pecca di presunzione e quindi non si confronta con nessuno. Per esempio, io dico, nel caso di questa amministrazione, noi abbiamo avuto a che fare con un sindaco onnisciente. Sa tutto, di tutto. Però poi di fatto, io credo che qualcuno che sia competente su tutto, poi di fatto non sia competente su nulla. È come quando c'è un detto antico che dice... Se hai solo amici e sono tutti amici, evidentemente un amico non ce l'hai, perché è impossibile che possiamo piacere a tutti. Mi sembra il terzo universitari. Sì, assolutamente, ma questo è. E quindi nel momento in cui questa realtà l'abbiamo già vissuta, a noi interessa avere oggi un sindaco umile, un sindaco che sia disposto ad ascoltare i consigli di tutti, un sindaco che sia disposto a, nella relazione per esempio, nella redazione di un programma elettorale, di tenere conto di tante sfaccettature e di tutte quelle che gli vengono sottoposte prima di tutto dalla comune gente, dalla gente normale, dalla gente che vive disagio ogni giorno sulla propria pelle, e non sicuramente dal deputato X o dal deputato Y che da Palermo vivono nel mondo dei sogni e si limitano a lanciare qua e là qualche diktat. Noi abbiamo interesse a fare una politica più spicciola, più pratica, più pragmatica, una politica che si fa anche di grandi opere, non solo dei piccoli interventi di cui Mazara però mi crede assoluto bisogno, perché Mazara deve rinascere dalle proprie ceneri, Mazara deve rinascere da quello che già c'è. Tutto quello che manca lo realizzeremo nel tempo, ma se non riusciamo per esempio a garantire una normale viabilità, perché chi oggi prende una macchina e fa insomma un giro per le strade di Mazara è costretto a fare lo slalom tra una buca e una voragine. Ci sono alcune buche che sono diventate dei veri e propri burroni, che poi tra l'altro in termini economici comportano una spesa per il lente che è inaudita. Cioè noi paghiamo ancora oggi dei debiti fuori bilancio risalenti a degli incidenti avvenuti 5-6 anni fa, liquidando fior di migliaia di euro. Cioè una buca che per essere rattoppata per come si deve necessita di un intervento di 200-250 euro, produce 20-30-40 mila euro di debiti fuori bilancio. Anche questa è una cosa che per un'amministrazione pesa, e pesa tanto. Ma cosa stiamo parlando di una buca? Attenzione, stiamo parlando di realizzare chissà quale grande opera, ma intanto... Si potrebbe definire spreco. Assolutamente sì, perché ripeto, una buca, c'è il rapporto qualità, cioè voglio dire, il rapporto quantità da spendere prima e risultato prodotto dopo. Una buca che per essere rattoppata e per non parlarne più necessita di un intervento di 200-250 euro, produce 30-40 mila euro di debiti fuori bilancio.
È come se io venissi nella sua azienda e le dicessi: questo macchinario, se aggiustato, le potrebbe fruttare 30.000 euro l'anno. E lei mi rispondesse: no, va bene così. Non ha assolutamente senso. Per quello dico, serve un sindaco che parta dal basso, per poi arrivare in alto. Perché quando si fa una casa, prima si basano le fondamenta. Se le fondamenta non ci sono, la casa può essere altissima. Basta un soffio di vento e crolla su se stessa. Noi vogliamo costruire le fondamenta, dare a Mazara la normalità. Cioè, il fatto che uno debba prendere la macchina e debba fare uno slalom ogni volta è una tragedia, ma non solo per quanto riguarda, per esempio, il mondo stradale. Questo è un problema importante, perché chiaramente un territorio è fatto di determinate cose, non se l'acqua che magari manca, non viene tutti i giorni, in alcuni casi non c'è, ci sono delle contrade che sono abbandonate a se stesse, così. Però un'altra cosa che credo sia fondamentale è trovare, recepire quei finanziamenti, che possono servire a rilanciare quell'economia che dà lavoro. Assolutamente. Perché il dramma vero è che adesso tu sei un giovane, sei tu. Allora, lei è un giovane, sta qui. Ma preferisco che mi dia del tu, non mi creda. e vivi qua a Mazara. Dico, però molti giovani, molti ragazzi purtroppo vanno fuori e non tornano più. Allora noi non dobbiamo permettere questo, perché sennò stiamo permettendo che la Sicilia pian piano muore. E lei purtroppo, Mazara muore, ma muore tutta la Sicilia. Dottoressa, lei ha toccato un tasto dolente, perché purtroppo io ho amici fraterni che già sono andati via da questa città. E probabilmente, da come mi raccontano, difficilmente torneranno, perché chi a Londra, chi a Bergamo, chi a Milano, chi in Germania hanno trovato una dimensione che gli consente di avere dei progetti, gli consente di avere una busta paga e quindi anche delle prospettive di famiglia, di acquistare una casa, insomma di futuro, oltre che di presente, cosa che noi qui non siamo riusciti a fare. Ed è per quello che bisogna continuare a fare politica con forza e bisogna sposare i progetti che concretamente e effettivamente possano dare un minimo di respiro a questa città, al di là delle belle parole che in campagna elettorale sentiremo proferire a tutti, perché è inutile che ci prendiamo in giro. In campagna elettorale non troverete nessuno che vi dirà: no, questo non si può fare perché è impossibile. Diventa possibile anche il viaggio sulla luna, quindi capiamoci. Però poi sta all'intelligenza di ognuno di noi, e anche lì alla valutazione che con coscienza ogni elettore deve fare, di capire effettivamente a chi sta consegnando le chiavi della propria città, a chi sta dando in mano il futuro della propria città e quindi il riflesso dei propri figli. Perché non è più il tempo di scherzare, non è più il tempo di giocare, anche perché diventeremo un paese per vecchi, quella è la verità. Ma non vecchi in senso dispregiativo, capiamoci. Un paese per vecchi, per esempio, io porto l'esempio di Burgio. È un piccolo comune di Agrigento, così come Cianciana, che io ho vissuto perché ho dei colleghi dell'università che vado a trovare spesso. Queste erano piccole cittadine dell'Agrigentino che fino a 20 anni fa erano delle cittadine ridenti, con 6-7 mila abitanti, ma piene di giovani, piene di associazioni, di eventi culturali, di concerti in piazza. Se lei ci va adesso, dottoressa, troverà il nulla. Io ho il terrore che Mazara possa fare questa fine. Quindi per questo bisogna bloccare oggi con forza l'emorragia che porta tutti questi giovani fuori, cercando di partire da 3 principi cardine, che per me sono fondamentali e con cui ho discusso anche insieme a tutto il movimento Diritto alla Città, di cui fortunatamente ho il piacere di far parte, con il nostro candidato sindaco. Noi dobbiamo innanzitutto mettere in campo delle politiche non assistenziali sul campo delle politiche sociali, ma delle politiche introduttive nel mondo del lavoro. Deve finire la classica assistenza clientelare, è finito il momento di darti un chilo di pomodori, io ti devo spiegare come coltivarli questi pomodori, dopodiché una volta che te lo spiego sarai in grado tu di essere autosufficiente. La politica assistenziale a cui assistiamo fino ad oggi, con i contributi al buono spesa, è anche denigrante della dignità di coloro che la ricevono. Perché spesso e volentieri io al comune mi trovo a parlare con soggetti che mi dicono: ma perché sta assegnino? Io voglio lavorare, non voglio beneficenza, voglio alzarmi la mattina e, come ogni persona dotata di dignità, andare a lavorare. Queste sono le politiche anche che noi mettiamo in campo. Anche perché il lavoro non è soltanto guadagno dal punto di vista remunerativo. Nobilita l'uomo, ti dà un obiettivo, ti dà un modo per alzarsi la mattina e dire: mi devo svegliare, devo andare a lavorare. Perché se no nasce la depressione, che è una delle cose ed è un turbine che non si arresta, che fanno parte di questo secolo. Poi abbiamo, per esempio, all'interno della nostra, diciamo, proposta a Vito Torrente, abbiamo messo in primo luogo l'edilizia popolare. Sappiamo che gli ACP sono commissariati, ci sono praticamente
queste situazioni che riguardano le cosiddette case popolari, ovvero l'edilizia popolare in genere, fuori ogni sorta di controllo. Non c'è un censimento, non si sa se effettivamente chi occupa la casa sia il beneficiario o se sia un subaffittuario. Ci sono delle situazioni che non si possono più tollerare. L'edilizia popolare, dare una casa alla persona che non se lo possono permettere, diventa prioritario, altrimenti ci troveremo di qui a qualche decina d'anni in un comune di delinquenti. Perché se il comune non è neanche in grado di garantire a coloro che effettivamente ne hanno i diritti l'attribuzione di una casa, perché il giorno prima l'hanno scassata e quindi l'hanno occupata abusivamente, perché materialmente non si può buttare fuori perché lo sfratto non diventa mai esecutivo, noi ci troveremo a che fare con gente che quando vede che il comune, che dovrebbe essere il palazzo che deve tutelare i diritti di tutti, non è più in grado di farlo. Noi abbiamo creato da una parte un malcontento, l'anarchia, dall'altra un non riconoscimento del diritto, e quindi la giustizia sommaria diventerà regola quella di andare a scassarla la casa, quindi di rompere la toppa e entrare a occupare abusivamente. Cioè noi ci dovremmo rendere complici di delle violazioni di legge che dovremmo essere i primi a denunciare. Anche questo abbiamo detto al sindaco Torrente, su questo abbiamo avuto rassicurazioni, anche perché io un'idea su come combattere questo fenomeno me la sono fatta e quindi la sottoporrò nei tempi e nei modi opportuni, e farà parte sicuramente di quel più ambizioso programma elettorale, che è quello di Vito Torrente appunto. E un'altra cosa fondamentale è il gruppo Piano. Noi per esempio durante la mia consigliatura abbiamo visto rigettarci dei progetti perché non pertinenti al bando, non perché non ci fossero i fondi, non perché la domandina era arrivata tardi, perché abbiamo dato l'incarico a dei progettisti che hanno redatto un progetto senza neanche leggere il bando. Questo è, diciamo, uno scempio, specialmente in un'amministrazione che mette la cultura al centro della propria azione amministrativa. Cioè non riuscire a leggere un bando e presentare un progetto non pertinente diventa quasi, diciamo, per chi va a valutare, una sorta di scherzo. E noi questo non lo possiamo più permettere. L'Unione Europea, da un lato, mette tanti paletti, e quindi il patto di stabilità, il fiscal compact, il meccanismo europeo di equilibrio e quindi il MES, una serie di strumenti che ci stanno portando al collasso. Dall'altra effettivamente mette a disposizione però delle somme per il Fondo Sociale Europeo, per una serie di investimenti, per la recuperazione delle coste urbane. Non sono fondi che mette, ha detto questo, non sono fondi che mette perché ce li vuole regalare, no, sono anche i nostri soldi. Sono soldi che noi stiamo dando, che dovrebbero rientrare sotto forma di bandi per il recupero per esempio delle aree sottosviluppate, oppure per quanto riguarda l'incentivazione di i vecchi mestieri, sapete, il tornitore o l'intrecciatore delle reti che stanno scomparendo. Anche questi sono tutti soldi che l'Unione Europea mette a disposizione. Il comune, il sindaco dovrà dotarsi di un gruppo piano, attenzione, un gruppo piano che non deve essere pagato, così ci capiamo, un gruppo piano che deve essere, diciamo, retribuito in base a quello che riesce a produrre. Quindi se tu hai la bravura di presentarmi 100 progetti, su quei 100 progetti io ti riconoscerò, realizzati, quindi quando vengono effettivamente pagati, anche perché noi dobbiamo chiedere alle migliori intelligenze della nostra città un piccolo sforzo. Io sono anche disponibile a fare parte di questo gruppo senza percepire alcuna somma, nel senso che io mi metto lì, studio il progetto, studio il bando, laddove dovesse andare prendo un rimborso spese. Ma avrei il piacere, la gioia di dire che io per la mia città ho contribuito a realizzare X opera, X progetto, anche vedere negli occhi di un padre di famiglia che fino all'altro ieri non aveva prospettive, vedere suo figlio impegnato, che sta imparando veramente un mestiere, questa è la gioia di chi fa politica. Io penso che sono queste le piccole gratificazioni di cui tutti noi che facciamo politica ci dobbiamo nutrire. Se effettivamente si innesca questo meccanismo di sana competizione, a chi vuol produrre di più? Noi da un lato ci troveremmo tutti a combattere sempre nella stessa direzione, dall'altro l'unico che beneficerebbe di tutto questo è la nostra città e i nostri cittadini. Per quello è un invito a fare una campagna elettorale più improntata sul confronto reale e concreto su quello che vogliamo fare per la nostra città, e meno sul gossip, su tutte quelle situazioni che poi lasciano il tempo che trovano e che fanno disgustare tutti coloro che si accingono ad affrontare questa campagna elettorale. Bene, allora io vi ricordo che Gianluca Messina è candidato al Consiglio Comunale, perché come avete visto lui ha sciolto le riserve, prima si era inserito nel movimento Diritto alla Città per dare il proprio contributo, poi gli hanno chiesto di candidarsi e quindi anche lui parteciperà alle competizioni elettorali. Vi dico anche che è giusto, secondo me, votare i più giovani, le donne, perché se vogliamo rinnovare una città, se vogliamo rinnovare un territorio, ma se vogliamo rinnovare la politica, lo dobbiamo fare con linfe fresche, ma anche se vogliamo qualcuno che è avanti con gli anni, persone che veramente continuano a mantenere la passione.
perché la passione non è una cosa soltanto dell'età, anche se nell'età giovanile ci insegnano, è magari un po' più facile, ci insegnano che ci sia una grande passione, però ci sono persone che riescono a mantenere viva quella passione e quelle persone merdano più di altre. Quindi cercate di votare persone migliori, ve lo dico perché se vogliamo veramente che non rimanga questo un paese, una città, un territorio, ma una provincia, una regione che si spopola delle migliori intelligenze e che poi finisce per farla pagare a noi, a chi rimane, dobbiamo cercare di innovare partendo da noi, imparando a votare. Io ringrazio Gianluca Messina di essere stato con noi, ricordo appunto che è candidato per il movimento Diritto alla Città e che porta il candidato a sindaco Vito Torrente. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a voi. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Ai, ai, ai.